Un saluto a tutti gli amici di Tatuatori in Cucina. Qui da Torpignattara volevamo proporvi una ricetta della tradizione, gli gnocchi ricci d'Amatrice. In questo caso fatti con le mani, eh? Gli gnocchi ricci d'Amatrice è un piatto molto semplice, però impegna un po' di tempo. In questo periodo va anche bene. Di solito vengono fatti con un sugo di castrato di pecora, mentre oggi li faremo alla matriciana. 2 per 2 persone, siamo 2, 250 grammi di farina da dividere in due porzioni. E andiamo a fare la classica fontanella. Così, un bel buchetto al centro dove andremo a mettere le nostre ovette, che andremo a rompere in modo particolare, diciamo, cercando di mantenere intatto il guscio e far uscire comunque l'ovetto, perché poi il guscio ci servirà come misurino per l'acqua per il secondo impasto. Andiamo a fare un impasto simile a quello della pasta all'uovo. In questo caso abbiamo usato una farina biologica, anche economica, della Coop, però senatore Cappelli. L'impasto è quasi pronto. Ora prendiamo l'impasto e lo ravvolgiamo in un bel panno pulito e lo avvolgiamo con cura e lo teniamo qui da parte, così non si secca. Mettiamo l'altra farina che è avanzata, anche qui andiamo a fare una bella fontanella al centro. Dopodiché prendiamo il nostro ovetto come misurino. Scotta! Sfarinate e giù a massaggiare la pasta, dai, che fa bene ai muscoli. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Con vigore. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E partiamo da qua e lo andiamo ad arricciare. Non ce la farò mai da sola, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. L'arricciatore. Arricciatore! Sì! Eccomi. Prego, caro, si accomodi. Grazie. Si metti comodo. Ecco qua. Ovviamente ho nascosto per non fare certo, pubblicità. La pubblicità non è contemplata. La seconda. Ecco. Allora, mentre io faccio altri, lei arricci. Nonostante tutto. Vediamo come arricci. Notare. Che maestria, arricciato come pochi, guarda. Guarda. Yeah. Mamma mia, ognuno è meglio dell'altro, l'esercitazione. Sughetto amatriciano, abbiamo pensato col pomodoretto fresco, si può fare ovviamente sia con i pelati che col pomodoretto fresco, ora lo famo col pomodoretto fresco. Appena picchia di guanciale, proprio per due persone, cioè lo mettiamo qua. Allora, per tagliare il guanciale abbiamo un bel Opinel regalato da Andrea Cecconi, intarsiato a mano. Grazie Andrea. Vediamo come si comporta. Belli rozzi. Una cosetta, giusto per due. Una cosetta per due persone, tanto per insaporire un pochetto. Allora, per il guanciale, padella di ferro, che è il massimo. Gentilmente. Gentilmente regalata da Dante. Dante, Chris Tattoo. Yeah. Senti come sfrigola lì, mortacci. Poi tocca pure a me. Ammarin
assepiamo tutto il grassetto, la pummarola, pomodoro fresco, manco c'è bisogno che si cuoce tanto, eh? No, no, è buono pure così, qualche minuto, sì, sì, siamo quasi una gricia sporcata, diciamo. Chi ha sporcato? Chi ha sporcato sta gricia? Quando il sugo fa l'occhietti è pronto, come diceva Aldo Fabrizi. Vedi occhietti, amo? Ammazza. Figlia da spadellata. Come se piovesse. Nella sua gremella il grasso pecorino. Ecco qua. La salute vostra. La salute. De Simone, grazie. Grazie Simone. Ci ha fatto passare un bel pomeriggio questa idea. Ci siamo divertiti e soprattutto ci auguriamo. Buon appetito a tutti. Buoni domiciliari. Bacio. E speriamo di partire presto, dai, va.